Ciao ragazzi, questo è un video praticamente che un pochettino, per quel che ho capito, viene richiesto perché è un po' una curiosità su di me. Perché ti piace la ginnastica ritmica, però non vai in palestra? Praticamente perché? Perché a me le palestre, diciamo così, il mondo della ginnastica ritmica non mi piace. Cioè, sembra un po' un controsenso, ma invece non è un controsenso. Cioè, a me mi piace la ginnastica ritmica, però se devo farlo in palestra, odio la palestra. E i motivi sono tanti. Il primo motivo è che le palestre della mia città ci vanno tutte ragazzine con la puzza sotto il naso. Le vedi passare praticamente perché io prima di questa pandemia mi allenavo, diciamo, in una zona di Chieti in cui c'era anche una palestra, io però mi allenavo fuori. Praticamente vedevi passare bambine di 8 anni che se la tiravano come delle dive. Ma la colpa non la faccio a loro, perché sono appunto delle bambine, la colpa la faccio ai genitori e agli insegnanti che stanno in palestra. Seconda cosa, che danno troppo peso all'età. Ma sei troppo vecchio, non lo puoi fare, ma chi l'ha detto? Non c'è un'età per inseguire i propri sogni. Terza cosa, danno troppo peso al fisico, cioè devi avere un fisico in un certo modo, non puoi avere un altro tipo di fisico. Per carità, non metto in dubbio che avere un fisico in un certo modo possa aiutare, un pochettino come, che ne so, chi c'ha la passione per la pallacanestro e sei alto 1,50 m, chiaramente ti viene detto ma sei troppo basso, però se poi tu sei troppo basso ma c'hai una buona mira, puoi giocare, al diavolo i pregiudizi. Io per esempio quando ho iniziato a fare questa ginnastica avevo pubblicato, a quei tempi avevo un altro canale vecchio 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 che alla fine ho cancellato, praticamente avevo pubblicato un video in cui mi allenavo, chiaramente avevo pure specificato, lo faccio da pochi mesi e praticamente diciamo così, c'è stato chi mi ha detto, pensa a dimagrire prima di fare queste puntini puntini, non mi va di ripetere la parolaccia. Perché secondo certe persone si deve essere, diciamo, per esempio, se io sono alta 1,70, faccio un'ipotesi, devo pesare 50 kg, secondo la proporzione. Ma siccome sono alta 1,50 io personalmente, dovevo arrivare, secondo la loro mentalità, a pesare 30 kg. Uguale, faccio ginnastica ritmica direttamente dentro la bara perché non posso arrivare a pesare 30 kg, rendetevi conto. Un'altra cosa che non mi va bene è che non accettano le innovazioni. Per carità, io non metto in dubbio che la ritmica ha le sue regole, ha le sue cose da seguire. Però io penso che sia anche bello magari che una persona possa portare delle innovazioni, per esempio, che ne so, un movimento che non dovrebbe esserci, anche magari inventando, perché no, un attrezzo nuovo, il sesto attrezzo, visto che la ritmica ce n'ha 5. Questa cosa non viene accettata, però se non viene accettata, chiaramente, la ritmica rimane sempre uguale e non si evolve mai. Infatti io facendo delle ricerche so che la ritmica è sempre stata, diciamo, da un po' di anni a questa parte, sempre così. Prima invece la ritmica era diversa, anche i costumi che si usavano erano diversi. Cosa sia successo negli ultimi anni io non lo so perché ormai la ritmica è così, punto e basta. Quindi non accettano le innovazioni e non accettano neanche il fatto che un ragazzo, un maschietto, possa praticare la ginnastica ritmica. No, non va bene.
Perché la ritmica deve essere solo femminile, ma chi cavolo l'ha detto? L'hanno detto quattro persone ignoranti. Ecco chi l'ha detto. Perché non è così. Come anche il fatto che si dice, ma il calcio deve essere maschile, ma se c'è una ragazza che ha la passione per il calcio, perché non lo può fare? Perché il mondo è fatto di stereotipi. Io voglio abbattere gli stereotipi, punto. Un'altra cosa che non mi piace, diciamo così, in quel mondo lì, è il trucco che usano parecchie ginnaste. Cioè io vedo bambine anche di 6 anni portare un rossetto rosso, un trucco molto pesante per la loro età. Non metto in dubbio che possa essere carino, visto magari a una ragazza più o meno dell'età mia, però bambine di 6 anni, non si possono truccare così. A me personalmente, il mio gusto personale non piace. Poi ci sta a chi piace, a chi non piace. A me non piace. Penso che delle bambine dovrebbero usare un trucco un po' più leggero. L'ultima cosa che non mi piace sono gli attrezzi, che devono essere assolutamente di marca. Infatti, tempo fa mi trovavo a discutere con una ginnasta dicendo, sa, la mia allenatrice vuole l'attrezzo in nastro che deve essere di marca, perché vedi, altrimenti poi si appiccica, se non è di marca si appiccica la pedana. Io le volevo quasi rispondere, il mio attrezzo che uso, anzi tutti gli attrezzi che uso, non solo il nastro, non sono assolutamente di marca, li ho pagati 10 euro l'uno. Però posso assicurare che funzionano perfettamente come un attrezzo di marca. Solo che ovviamente non è che ti puoi mettere a discutere con gente ignorante, con gente che bada molto al denaro, con gente superficiale. Se siete d'accordo con me, mettete un pollice in su a questo video. Continuate a seguirmi, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a questo canale. A presto!